Se mi consente anche il signore che voleva intervenire, io sono molto estremo sia al posto che l'ultima volta che sono venuto per scavalcare il cancello di quel famoso casolare di notte con il magistrato. Io magari forse il mio lavoro che cosa la so fare, ma scavalcare il cancello di 2 metri e stavo pure rompendo una gamba, quindi diciamo il ricordo di quella serata. È l'unica cosa che mi accosta a Santa Margherita Bevici e la Rosa Circondaria. Intanto, sponsor per non sponsor, per la presenza in questa sede del sindaco, del vice sindaco, è certamente un grosso contributo, un fatto di grande valore e di grande interesse che va apprezzato come tale. Poi sappiamo benissimo quali sono le ristrettezze e i problemi di bilancio dell'amministrazione, non è questo il punto. Interessante pure il riferimento che ha fatto il cuffarismo a questo sistema, diciamo, argomenti, termini e critiche al cuffarismo che per la verità nell'ultimo periodo diventano sempre più frequenti, perché io queste espressioni qualche mese fa, qualche anno fa non le sentivo, dico, erano tutti quelli che andavano dietro al cuffare, ora sono tutti che ne parlano male, quindi, al punto tale che comincio quasi a insospettirmi pure di quelli che ne parlano male, perché comincio pure a pensare che forse il dottor Vella citava il giorno della civetta. Io non vorrei che qui si debba citare Tommaso di Lampedusa se vogliamo che tutto resti come ogni cosa deve cambiare, e magari ci mettiamo qualche magistrato di mezzo, così facciamo capire insomma che siamo tutte persone per bene e che stiamo operando per il bene, perché i magistrati sono liberi di fare le scelte che vogliono, di darsi alla politica, tra l'altro hanno grandi esperienze, grandi qualità intellettive e professionali per farlo. La cosa che mi dispiacerebbe molto da cittadino è vedere rientrare in magistratura ad amministrare giustizia nel nome del popolo italiano, perché sinceramente chi amministra nel nome della parte e chi diventa parte, chi sceglie di diventare parte nel legittimo diritto che qualunque cittadino ha, domani non può ritornare a vestire i panni di giudice, di poliziotto, di carabiniere o comunque di rappresentante dello Stato dal più basso al più alto livello delle istituzioni. Una cosa la politica ci sia consentito, una cosa delle istituzioni. Noi abbiamo fatto un concorso, abbiamo vinto e abbiamo giurato fedeltà alla Repubblica Italiana e alle sue leggi, non a un partito, a un capo di partito, a chi ci ha nominati. Peraltro è anche molto disagevole il fatto che l'accesso alla politica di altri magistrati avvenga attraverso la cooptazione e nemmeno attraverso il passaggio alla scelta popolare. Tornando alle amministrazioni comunali, perché questo è un problema sostanziale, noi non facciamo politica, cioè il mio non è un discorso politico, è guai se fosse interpretato tale, perché poi diventerebbe pure difficile attribuirgli l'etichetta, quindi non ci riusciremo. Oggi i problemi reali vostri sono come tirare avanti. Qui se continua così la scorta la leveranno i magistrati, la metteranno i sindaci. Cioè i sindaci a momenti dovranno andare a pregare, perché voi avete, fra non molto, con quello che vi stanno togliendo, vi stanno togliendo tutto. Non riuscirete più ad andare avanti. Se voi non fate la rivoluzione organizzativa, amministrativa, informatica, non riuscite ad andare avanti con tutelando i piccoli orticelli, spendendo soldi inutilmente. Che senso ha tenere un'anagrafe per ogni comune quando con un computer da 1000 euro si può minacciare l'anagrafe di tutta la provincia, per esempio? Se non vi consorziate, se non iniziate a gestire in maniera intelligente i servizi, vi hanno tolto l'ICI, fra poco vi diranno altre cose, quale feste per l'estate, perché spendi e spandi, non esisteranno più tutte queste cose. Fra non molto, ripeto, dovranno andare a pregare quelli che si possono candidare per sindaco. Quindi oggi il problema della gestione degli enti locali, il problema dell'amministrazione, intanto essere scorporato e scelto dalla politica, perché sa, oggi non mi può venire a dire che bisogna essere di destra o di sinistra, che ci può essere l'ideologia su cui svuotare il cassonetto. La prima cosa che bisogna fare è assicurare i servizi essenziali, dare l'acqua alla gente, togliere l'immondizia, assicurare la funzionalità delle scuole elementari. Sì, ci potranno essere culture, ideologie, si può fare in un modo o nell'altro, ma io penso che il sacchetto e la spazzatura comunque si deve togliere, la buca nella strada si deve riparare, se il tubo è rotto bisogna ripararlo, la gente deve avere l'acqua. Questi sono i problemi essenziali, andare a metterci in mezzo pure la politica. E poi consentire che la mafia si inserisca in questo sistema e che venga a speculare dal lavoro più piccolo al lavoro più grande facendolo male,
I controlli, signor Sindaco, la cosa molto importante sono i controlli. Oggi si amministra, si gestisce solo nella misura in cui si punta alla qualità. Per puntare alla qualità dei servizi bisogna ottimizzare non solo la professionalità di chi li svolge, ma anche il controllo su chi è chiamato a svolgere. Perché non ha senso avere decine di dipendenti che vanno al comune semplicemente per farsi il solidario al contributo per prenotare. Oggi i servizi devono essere reali. Oggi se un cittadino paga con le sue tasse l'impiegato che faccia il turnino, faccia il vigile urbano, faccia il ragioniere al comune, lo paga perché quello faccia il proprio lavoro. Tanta gente lo fa, però purtroppo noi vediamo che nelle amministrazioni locali uno lavora e 10 non fanno niente. Quindi è necessario un attimo intervenire, perché se non si interviene con coraggio, con decisione, purtroppo, proprio in questi piccoli ambienti poi nascono dei sottopoteri che sono l'humus per alimentare fenomeni criminogeni ancora più pericolosi, che poi travolgono gli uomini, i partiti e le ideologie, di fronte ai quali magari ci si nasconde nel dire io sono migliore o sono peggiore dell'altro. Quindi questa capacità, questa grande capacità di riscatto, che solo nella efficienza della pubblica amministrazione, nell'imparzialità della pubblica amministrazione, nella legalità dell'azione amministrativa, si può ottenere, facendo un atto proprio come un frate francescano di imporsi una regola di vita, di non accettare il clientelismo per sé e di non consentirlo agli altri, di selezionare con meritocrazia tutta la discrezionalità amministrativa, tutte le scelte. E io sono sicuro che in quel modo si riuscirà a dare un grosso contributo anche alla lotta alla mafia, perché dalle piccole amministrazioni locali alle grandi amministrazioni provinciali e regionali, se si amministra con oculatezza, con intelligenza e principalmente con l'interesse al popolo, alle scelte amministrative che coinvolgono i cittadini, l'interesse della comunità e non l'interesse di parte o di proprio o di piccoli gruppi di potere o i propri interessi, allora a quel punto le posso assicurare che ci sarà un grande risveglio popolare, la gente andrà a votare, la gente contribuirà a alimentare i partiti, i sindacati, tornerà a credere nelle istituzioni, nella politica, nello Stato, più di quanto purtroppo forse ci crede oggi. Ecco, in questo senso ritengo che questa occasione in cui si incontrano le istituzioni, le culture, i modi di pensare, di essere, di persone che svolgono lavori diversi nell'interesse della società, deve essere utilizzato non per scambiarsi accuse su chi è il sindaco, su questo, su quell'altro, scusate un po', perché altrimenti rischiamo di intracinare in un ambito che peraltro non ci può consentire, ho preso la parola io proprio per evitare che siano i signori magistrati a dover richiamare, diciamo, a un principio, cioè qui noi non possiamo assolutamente mischiarci con nessuno e con interessi di parte, con chi può essere portatore di pseudo anche speculazioni, quello che può essere il messaggio, il concetto che viene dato in un consesso di questo genere. Quindi in questo senso vi pregherei, diciamo, di consentire che si prosegua sullo stesso spirito, sullo stesso livello con cui, grazie anche ai vostri interventi, il dibattito ho potuto andare avanti fino ad ora. Grazie. Sì, scusate che prendo la parola soltanto per salutarvi, devo andare via, non pensavo di fare così tardi, e ringrazio a tutti di essere qui e gli organizzatori di avermi invitato, grazie. La parola al sindaco di Montanaro e poi Pinaggio la darò io per tutti. Intanto buonasera a tutti, io non pensavo che avendo dato un contributo come amministrazione comunale a questa associazione di mafiosa per andare a, diciamo, organizzare questo bellissimo evento, si dovevano pestare questa situazione di questa sera, queste malintese, queste polemiche. Io credo che dobbiamo chiudere immediatamente la polemica, perché l'argomento è tanto serio. E la serata è stata interessante per andare a chiarire determinate situazioni che ogni cosa va chiusa. Noi con l'amministrazione comunale dei paesi vicini stiamo lavorando assieme, al di là delle idee politiche, perché noi l'unica idea nostra è quella di portare avanti le esigenze dei nostri amministrati. Noi con il sindaco di Santa Margherita stiamo lavorando assieme per fare un'azione anche antimafia.